I colori della vita. Adriano Gamberini, fotografo di Fano, ha allestito alle cantine del Bramante presso il Palazzo Apostolico un'intensa mostra di sguardi, luce e colori. Viaggi nel mondo che raccontano la bellezza di un'umanità nascosta, ma che impressionata e fermata in uno scatto si rende visibile all'occhio di ogni uomo. Io ho girato ormai tutto il mondo e mi sono reso conto che nonostante le differenze di lingua, razza, religione, colore, comunque io vada, vedo che sono più le cose che ci uniscono che di quelle che ci dividono. Io non so, non mi voglio vantare, ma non capisco perché entro subito in empatia con le persone che incontro. Io riesco comunque a fotografare, dovunque mi trovi, in qualunque latitudine, in qualunque condizione. Non ho mai avuto un diniego per qualcosa. Mi avvicino alle persone con estrema delicatezza, sì, e sorrido, non faccio altro. E la bontà che trasmette, evidentemente, non impressiona. E quindi si crea subito questa specie di empatia che ci unisce e che mi permette di fotografare quello che io vedo, o meglio, quello che a volte è quello che provo più di quello che vedo. La mostra, curata da Vito Punzi, direttore del Museo Pontificio Santa Casa, sala dopo sala fa immergere lo spettatore nell'arcobaleno della vita, trasmettendo che anche laddove l'esistenza umana è messa a dura prova, anche lì c'è colore, forse il colore della speranza. Nelle fotografie di Adriano Gamberini che presentiamo in questa mostra, è vero che c'è una predominanza di sguardi, un'attenzione particolare che Adriano ha avuto, ha nei suoi viaggi, nei suoi reportage, nel cogliere appunto uno sguardo, l'interiorità attraverso lo sguardo delle persone, dei bambini, degli adulti. E questo, ma questo si sposa, ha un valore particolare e risalta in un modo particolare perché riesce, e questo secondo me è il genio di Adriano, se possiamo dire, riesce a combinare questa attenzione, questa capacità di cogliere sguardi, interiorità attraverso gli sguardi, con il colore, i colori che accompagnano la persona che sta osservando, no? Quindi è come se negli scatti che fa riuscisse a cogliere l'unità tra l'interiorità, l'io che parla attraverso quegli sguardi, e i colori delle cose, dei vestiti, degli ambienti, i paesaggi, gli ambienti di casalinghi che compongono l'immagine e accompagnano quegli sguardi. La critica d'arte Cecilia Casadei ha così descritto l'opera di Adriano Gamberini. Adriano Gamberini è un fotografo artista. È un artista che lo stesso Dario Fo, che ha conosciuto appunto Gamberini per caso, ha definito il presentatore di immagini stupefacenti, il produttore, il creatore di fotografie che non sono solo arte ma che diventano addirittura scienza. Perché Adriano ha la capacità di penetrare nell'animo umano, ha la capacità di entrare in empatia con le persone che incontra e di fissare i loro sguardi, sguardi muti che valgono più di mille parole. Adriano ha ancora una particolarità, ha la capacità di saper cogliere la bellezza della vita nonostante i limiti della vita, nonostante la vita non sempre metta le persone nelle condizioni migliori. Ecco, le sue fotografie sono un inno alla vita, un canto alla vita nonostante tutto. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino all'8 settembre prossimo, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'invito ad accostarsi a queste splendide immagini lo cogliamo dalle parole dell'arcivescovo, Monsignor Fabio Dal Cin, quando scrive: Adriano Gamberini ha cercato di fissare con le immagini gli sguardi e le domande di chi ha incontrato. E in quella bambina che sale le scale del tempio indiano sembra proprio di intravedere la ricerca instancabile dell'intera umanità di tutti i tempi, che aspira
magari senza saperlo, alla comunione con Dio, origine e fonte di ogni bene.